Benvenuti a Il Punto, trasmissione di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Oggi, come sempre, due consiglieri ospiti. Per la maggioranza, il consigliere Daniele Nicchi. Per l'opposizione, il consigliere Tommaso Bori. Eh, consigliere Nicchi, oggi eh, 18 luglio, momento in cui registriamo la trasmissione, eh, ci giunge una notizia che ecco, mi ha scompaginato un po' la scaletta. Cioè nel senso, io volevo iniziare con una riflessione politica a seguito di quanto è successo nell'ultima tornata elettorale, quindi guardando anche al futuro quali sono le conseguenze, la notizia è che lei. Lascia la Lega, quindi a questo punto la, la, la prima domanda, gliela rivolgo subito, e riguarda questa sua posizione, questo suo cambiamento. Grazie, sì, grazie per l'opportunità. Oggi ecco, casualmente eh, avevamo questo appuntamento per la registrazione della trasmissione e oggi esco da, ufficialmente dalla Lega, nel senso che oggi sono arrivate le mie dimissioni. Eh, c'era diciamo, un malcontento un po' eh, diciamo, da qualche settimana eh, rispetto un po a quello che è l'azione politica della Lega eh, nella regione Umbria. Chiaramente gli ultimi accadimenti, quello mi riferisco alle elezioni di Terni, sicuramente hanno acuito maggiormente le distanze tra le mie posizioni e quelle della, della Lega Umbra. Ehm, ritengo che quello che è, accaduto, a che è accaduto a Terni sia un qualcosa di uh, sconvolgente, anche perché... Parlando prettamente al di là del centrodestra, ma della Lega, propriamente della Lega, noi avevamo un sindaco, avevamo un vice sindaco, avevamo una giunta di quattro assessori, 12-13 consiglieri comunali che hanno comunque girato eh, nella maggioranza, noi oggi ci ritroviamo a Terni senza avere neanche un consigliere di minoranza. Io penso che ci siano delle responsabilità per quanto è accaduto. Immagino che eh, la contestazione che era avvenuta all'inizio nei confronti del Sindaco Latini, che peraltro. Uh, personalmente, insieme a, ad altri anche miei colleghi, abbiamo sostenuto la sua candidatura fino a quando ci è stato possibile farlo. Però gli stessi consiglieri comunali di Terni hanno messo in discussione di nuovo la candidatura del sindaco Latini. È chiaro che da lì poi è partita la corsa da parte di Fratelli d'Italia per chiaramente eh, occupare uno spazio che era rimasto vuoto. Quindi la responsabilità io penso che sia per la stragrande maggioranza da imputare eh, alla Lega e ai suoi vertici eh, sia regionali che provinciali. Ora, eh, per quanto è accaduto non c'è stata neanche una missione di colpa di quello appunto che è avvenuto, tant'è che non ci sono state né eh, dimissioni e ognuno è rimasto come dire, a svolgere il suo ruolo eh, politico per quanto riguarda i vari coordinatori sia provinciali che regionali e sono rimasti ognuno al suo posto. Allora, immagino che quando un partito non apra una discussione seria, un confronto rispetto a quanto accaduto, eh, fatti che hanno una, una gravità eh, inenarrabile io immagino che... Eh, non ci sia altro per persone come me che non sono state coinvolte nelle scelte che uscire purtroppo da un partito che, in cui io ho creduto fin dall'inizio per, per alcuni valori che non ritrovavo invece in altri partiti. Beh, è un'analisi politica chiarissima che spiega la sua decisione, consentitemi una battuta, se la Lega piange il PD non ride Tommaso Bori perché anche il PD non è andato bene nella seconda città dell'Umbria a livello elettorale. Non è arrivato al ballottaggio, quindi questo è sicuramente un insuccesso. Anche nel PD immagino che ci sia un momento di discussione, non voglio dire di rifondazione, anche per non confondere con le parole, ma un momento di discussione interna in attesa, immagino, anche di un congresso. No? Parlo anche al segretario regionale del Partito Democratico. Ma allora, su Terni, eh, dal mio punto di vista, l'errore è stato, non mettere insieme una coalizione non è tanto il risultato elettorale che comunque è sicuramente un problema, ma è il fatto di essersi presentati con tre candidature di un unico campo politico, eh, la candidatura proposta da una coalizione di centrosinistra, la candidatura dei 5 Stelle e una candidatura civica. Sommandole tutte e tre insieme noi saremmo andati al ballottaggio contro il centrodestra, superando l'attuale sindaco Bandecchi, che è stato largamente sottovalutato al tempo, e dal mio punto di vista avremmo anche vinto le elezioni perché questa destra che aveva sfiduciato il proprio sindaco, aveva governato male la città, tanto da sfiduciare il proprio sindaco, sarebbe stata perdente con chiunque, e quindi noi ci saremmo affermati andando al ballottaggio esattamente come ha fatto Bandecchi. Non essendo arrivati lì con tre candidature contrapposte di cui nessuna dei tre vincenti, questo è il risultato. È chiaro che si apre una fase di riflessione molto seria per uh, il livello locale che credo stia svolgendo e che serve anche per il rilancio in vista delle provinciali che ci saranno anche a Terni e delle regionali subito dopo in Umbria. Quindi l'errore è stato quello di non poter portare una coalizione unita, perché la politica alla fine è anche numeri, quindi se non ci si arriva l'errore principale diciamo è stato questo. Dal mio punto di vista... Si le dinamiche nazionali su queste scelte? No. Ma allora, sicuramente avere una coalizione a livello nazionale già eh, in un assetto definito aiuta. Noi abbiamo rivinto tanti comuni, eh, Spoleto, Assisi, Narni e potrei andare avanti a lungo, abbiamo rivinto questi comuni quando avevamo una coalizione chiara che andava dai 5 Stelle fino al terzo polo, in cui il PD era l'architrave. Questo ci avrebbe aiutato a averla a livello nazionale. Non, eh, non era presente, ci sono state divisioni che però eh, dal mio punto di vista... Sono state principalmente eh, su questioni localistiche più che su dinamiche nazionali. Ho capito. Ma Nicchi, come ha fatto Bandecchi a vincere Terni? Posto che al ballottaggio si va con una quota di elettori molto più piccola, però insomma, è un sindaco ed era abbastanza imprevedibile. Sì, in realtà il fenomeno Bandecchi è nato, ricordo che la sua candidatura a sindaco è avvenuta molto, molto molti mesi prima rispetto a tutti gli altri candidati sindaci, quindi diciamo, lui ha avuto un lavoro preparatorio rispetto a questo per quanto riguarda la campagna elettorale. Eh, è ovvio che lui ha una posizione anche in vista perché comunque sia partiva da un background eh, essendo presidente della società ternana, quindi comunque era un personaggio conosciuto. Eh, personaggio discusso, però non sempre i personaggi discusi, cioè, nel bene e nel male, comunque fanno la differenza, aprono comunque un dibattito all'interno della società, eh, in questo caso ternana. Nada. Eh, è montato questo fenomeno piano piano, però anche qui mh, vorrei ribadire che eh, è un fenomeno che è stato eh, creato forse ecco, dalla mancanza. No? Eh, diceva prima il collega Bori, da una parte la sinistra che non ha saputo fare alcune scelte, da parte la destra abbandonare un candidato sindaco dato probabilmente per quanto riguarda la città. Bastava parlare con i cittadini Ternani quanto era gradito eh, Leonardo Latini. Quindi. Aver sottovalutato, come dire, eh, ognuno dalla sua parte, sia il centrodestra che il centro-sinistra, eh, avendo sottovalutato alcuni aspetti, secondo me ha fatto nascere questo fenomeno Bandecchi. Che poi giustamente al ballottaggio, poi si sa come avviene, è chiaro che eh, la, la sinistra non voterà mai un eh, candidato di centrodestra al ballottaggio. Quindi chiaramente la sinistra ha fatto il suo il il centrodestra non ha apportato nel caso del ballottaggio un valore aggiunto e poi a quel punto è stato gioco facile per Bandecchi vincere. Quindi io ritengo e faccio sempre una. Bandecchi è un fenomeno, ma che abbiamo creato noi, cioè non era eh, lui il fenomeno. Il fenomeno è stato creato, l'abbiamo voluto, l'ha voluto il sistema con gli atteggiamenti che ha messo in campo, specialmente in campagna elettorale. Fatto sta, dopo cambiamo argomento. Tommaso Bori che ha presentato anche il signor Bandecchi, il candidato per, per, per Perugia, l'ex calciatore Davide Bagliocco. Quindi c'è una strategia anche per arrivare al comune di Perugia che eh, a breve dovrà essere rinnovato, non potrà esserci Andrea Romizzi dopo due mandati. La sinistra come si muove per il capoluogo di regione? Allora, prima di tutto è positivo che in quest'area politica un anno prima delle elezioni per la prima volta si parli del progetto e dei profili da candidare, cosa mai accaduta prima. Eh, si arriva sempre agli ultimi mesi, invece siamo qui oggi già a discuterne tanto del progetto, cioè di dove si vuole portare la città capoluogo, quanto del profilo, cioè chi è in grado di portarla in un futuro diverso da quello attuale, perché quello attuale non basta e non è sufficiente. In questa chiave eh, il lavoro che si sta facendo è buono e il fermento che c'è in città è una buona notizia. Eh, ci sono iniziative, ne abbiamo viste alcune nelle scorse settimane. Eh, ci sono soggetti che emergono e eh, secondo me c'è tanta voglia di riscatto e di tornare a vincere. Bandecchi gioca una sua partita legittima, ci mancherebbe altro: è eh, la politica, eh, la gioca non solo a Perugia, mi sembra che la voglia fare a Foligno, in tutti i comuni. Eh, dovremo prima o poi studiare il disegno che ha eh, questa persona e gli interessi che ha in Umbria, però eh, la nostra attività deve essere dare una proposta migliore, più forte, più credibile, non andare alla rincorsa di ciò che fa Bandecchio o la destra. Forse il Partito Democratico ha bisogno anche di raccogliere dal civismo, cioè dai tanti rivoli in cui, diciamo così, persone di orientamento progressista sono andate ad infilarsi proprio per distinguersi dal Partito Democratico. Però questo magari in una logica di riunione invece potrebbe dare un input nuovo al panorama elettorale. Allora, io penso che chiunque ha cuore la democrazia e le prospettive per la nostra regione non può che essere preoccupato dalla situazione politica. Ne potremmo fare tanti esempi, eh, il tema dei servizi, sul tema della sanità in Umbria è un disastro sul tema del trasporto pubblico, della scuola, tutti i temi dei servizi sono in grande difficoltà, in grande crisi e hanno distinto l'Umbria rispetto alle altre regioni come qualità di vita e come capacità di offrire queste, queste opportunità. Ecco, di fronte a questo eh, io penso che chi è alternativo, tanto alla destra quanto a Bandecchi, si debba ritrovare unito. Nel tempo sì, c'è stata una, una crescita delle realtà civiche, ma che io non guardo né con ostilità né come avversari. Io credo che sia un'opportunità per tornare ad essere protagonisti, sapendo che però per farlo serve una coalizione. Senza coalizione non si va da nessuna parte. Se prevalgono i narcisismi, gli interessi personali o le corse in avanti... Uh, si può fare un piccolo scatto i 100 metri quando in realtà il gioco a cui giochiamo è una maratona per cui bisognerebbe essere allenati per arrivare a vincerla quella maratona molto chiaro entriamo anche nelle vicende che riguardano questo palazzo questa istituzione eh, nicchi presidente della prima commissione che ha appena dato mi sembra l'ok okay all'assestamento di bilancio della regione eh, una manovra che è stata eh, spiegata dall'assessore Agabiti, non ha avuto il voto del Partito Democratico, poi chiederemo a Bori perché. Invece, lei come giudica questo? atto che va in aula a giorni Però, diciamo come tutte le manovre quando si parla di bilancio è chiaro che è sempre eh, la famosa coperta che copri una, un angolo e ne scopri l'altro no? è chiaro si fanno delle scelte poi la politica è questa, la giunta regionale ha fatto delle scelte ha eh, diciamo, avuto anche idee secondo me positive perché ha inteso finanziare con questa manovra di assestamento alcune leggi che erano state approvate precedentemente quindi secondo me ha dato delle risposte importanti. Eh, ritengo che è chiaro, si, come sempre, si può sempre fare di più e si potranno fare anche scelte tra virgolette, diverse rispetto a questo, però mi sembra che l'impegno ci sia stato. Eh, le leggi finanziate sono state eh, sicuramente eh, diverse e sono state date comunque delle risposte, anche perché poi avere la possibilità, come mi sembra, questa, in questa legislatura si era fatto un grande lavoro come assemblea legislativa nelle commissioni per portare disegni di leggi nuove, però è chiaro che c'è necessità anche da parte della Giunta queste leggi di dargli gambe con i, i, mettendo dei soldi sopra. No? Quindi se uno non fa questo alla fine le leggi rimangono eh, una carta che sta lì ferma e poi se non vengono finanziate, come purtroppo è accaduto, rimangono senza avere il risultato che uno oh, diciamo, si attendeva. Quindi in questo senso sono state date delle risposte noi chiaramente come eh, maggioranza abbiamo oh, senz'altro colto in maniera positiva eh, queste indicazioni che la Giunta ci ha dato in questo assestamento. Ecco, in prima commissione c'è stato invece il voto contrario del capogruppo del Partito Democratico Simona Meloni, quindi il PD non è d'accordo invece con la linea di investimenti programmata. Sì, eh, perché il, quello che andiamo a votare in aula è una manovra senza coraggio e senza anima, che non porta l'Umbria da nessuna parte se non lasciarla nello stallo in cui è da anni. Ora, la nostra preoccupazione è spiegare a chi oggi cerca un lavoro quali opportunità può avere nella nostra regione, chi questo lavoro l'ha perso come può ritrovarlo, chi è giovane quali prospettive ha in Umbria, non quella di emigrare nelle altre regioni o nel resto d'Europa e del mondo. Eh, la nostra volontà è di parlare dei servizi che servono alle persone, la sanità, il sociale, i trasporti, eh, tutto il tema della scuola, del, dei servizi alla famiglia come gli asili. Tutto questo non c'è, non c'è alcun investimento, non c'è alcuna prospettiva, c'è soltanto l'ordinaria amministrazione, non la capacità di governo, non la capacità di programmazione, non la capacità di disegnare un futuro. Ora, questi errori enormi sotto gli occhi di tutti, basta guardare il tema sanità, io lo cito perché per me è il più macroscopico: e tutto questo lascia terreno fertile a chi con il qualunquismo e con il populismo vuole occupare le istituzioni. Noi questa cosa non la possiamo permettere, quindi la destra sbaglia, non è in grado di governare, bisogna costruire un'alternativa. Il tema del bilancio non appassiona perché non è uno dei temi che fa impazzire, popolare. ecco, non è popolare. Però in realtà col bilancio tu costruisci le possibilità per una regione come l'Umbria di avere un futuro oppure no. Ad oggi non si stanno costruendo. Infatti cerchiamo sempre di mettere un punticino sulle varie iniziative legislative che prende l'Assemblea perché naturalmente il popolo è distante dal palazzo, dalla politica, da qualche anno sempre di più, e quindi c'è bisogno anche di un maggiore coinvolgimento. Il nostro scopo è anche quello di informare appunto sulle varie cose che, eh, che si fanno, che si portano avanti. Eh, a livello personale entrambi avete da poco presentato dei progetti di legge. Allora comincio con eh, Nicchi eh, che mh, pochissimo tempo fa, pochi giorni fa, ha presentato una proposta di legge che riguarda un mutamento delle funzioni del consorzio Tevere Nera. Quindi siamo nella sua zona, se vogliamo, ma Beh, è un cambiamento regionale. Però, ecco, eh? Spieghi sì. al pubblico che nulla saprà, nonostante eh, i nostri benissimo. sforzi, in che cosa consiste questa proposta allora, di legge? Questa, questa proposta di legge sostanzialmente è un passaggio di competenze. Oggi abbiamo l'Afor che per quanto riguarda l'Agenzia Forestale Regionale che eh, chiaramente per quanto riguarda alcune competenze che sono quelle della bonifica e della manutenzione dei fossi eh, si è il non, chiaramente ehm, alcune competenze le ha solo su una parte della regione, l'altra parte della regione queste competenze le hanno i consorsi di bonifica e quindi già c'è una disparità perché l'Afor che è un ente eh, come dire, regionale queste funzioni le ha soltanto su una parte, circa il 60% della regione Umbria. Sulla restante parte, dove, eh, vengono, diciamo, dove insistono i consorsi, e ne sono tre in Umbria di consorsi di bonifica, queste operazioni sono deputate ai consorsi di bonifica. Allora noi con la legge che cosa vogliamo fare? Ah, peraltro, eh, non, da non dimenticare, eh, ne, dove insistono i consorsi di bonifica e fanno queste operazioni, eh, viene pagato da parte dei cittadini un contributo per, affinché i consorsi, possano fare questo tipo di lavorazioni. Dove invece insiste l'Afor in queste lavorazioni. Tutto avviene tramite la, fiscal, la fiscalità generale. Quindi che cosa succede? Succede una disparità, quindi una eh, diseguaglianza di trattamento fiscale da parte dei cittadini umbri. C'è chi paga per avere delle, diciamo, delle prestazioni eh, i consorsi e chi invece queste prestazioni ce l'ha perché le fa l'Afor non paga nessun contributo. Quindi diciamo, si, si andrebbe anche a risanare questa situazione di incongruenza che c'è tra i cittadini umbri. Ora, eh, diciamo, questo porterà sicuramente a, a far gestire, come è giusto che sia, perché la legge lo prevede, questo tipo di eh, funzioni che le possa fare l'Afor su tutto il territorio regionale. Ovviamente dove, dove insistono eh, i consorzi di bonifica, in realtà queste operazioni l'Afor le trasferirà al consorzio di bonifica per farle fare, ma si riuscirà con questa legge a rimettere in paro perché tutte le lavorazioni verranno fatte e i proventi verranno dalla fiscalità generale quindi tutti i cittadini umbri avranno una equità di trattamento fiscale. Ecco, spiegato dunque la finalità di questa proposta. A Tommaso Bori chiedo invece di un'altra proposta che è stata presentata in Consiglio regionale con un'aula tra l'altro dove erano presenti molti giovani perché parliamo di una proposta di un atto di una mozione che si chiama Umbria studiata per studiare. Allora qui entriamo in un campo dove c'è il diritto allo studio, ma anche il diritto alla casa e anche, vorrei dire, il diritto a vivere meglio per questa parte importante della popolazione, residenziale o non, quella studentesca. Uh -huh. Ci illustri questa proposta che adesso andrà esaminata nel dettaglio. Sì, allora noi l'abbiamo eh, presentata in aula, penso che sia una bella proposta perché è stata costruita insieme ai giovani e agli studenti, è un bel cambio rispetto alle istituzioni lavorare insieme ai giovani, lavorare insieme alle persone interessate sui temi per fare delle proposte. Tocca tante questioni, eh, due le voglio ricordare subito anche se non sono le principali perché sono quelle che abbiamo già ottenuto, quindi è una prima vittoria sul campo. Eh, il tema della mobilità e per mobilità intendo il trasporto pubblico. Chi utilizza i mezzi pubblici fa una scelta di campo, che è una scelta di campo sostenibile, ecologica, ambientale. Il fatto che in Umbria, grazie alla nostra proposta, si sia per la prima volta realizzato un abbonamento automatico e gratuito, perché rimborsato dai 60 euro eh, del, del bonus eh, per i mezzi pubblici. Quindi, tutti gli iscritti, a tutti i nostri Atenei avranno per la prima volta un abbonamento per i mezzi pubblici gratuito. È un grande cambio. Noi dobbiamo mantenerlo ora perché è stato sperimentato facendo passare da 300 abbonati l'anno a 13.000. Può migliorare, può aumentare. Dopo una sperimentazione va confermato. E la seconda cosa che abbiamo già realizzato è il trasporto pubblico notturno. Eh, nelle città in cui ci sono poli universitari, Perugia, Terni, Narni, già ad oggi stanno girando di notte gli autobus gratuiti che trasportano anche i cittadini, quindi non solo per gli studenti, eh, consentendo di collegare tutti i quartieri e permettendo di vivere la città in cui si studia. Accanto a questo, queste erano le cose già realizzate, adesso noi vogliamo realizzarne altre. La prima, la nota area fino a 30.000 euro di 6. Tanti giovani non possono studiare, tante famiglie non possono mandare i propri figli all'università perché non possono pagare la retta, l'iscrizione. Noi abbiamo programmato e già realizzato una nota axaria fino a 30.000 euro di 6, che è una bella cifra. Poi dopo tasse eh, progressive, quindi chi ha meno paga di meno, chi ha più paga di più. Questo va continuato a... Eh, realizzarlo anche tramite il bilancio della regione. Insieme a questo, borse di studio per tutti, non la bruttura dei eh, idonei non beneficiari, cioè chi avrebbe diritto ma non riceve la borsa di studio, le residenze universitari, i cosiddetti collegi, e le mense accessibili a tutti. Abbiamo assistito alla crisi abitativa lo scorso anno, con migliaia di studenti fuori. Dai collegi e che non trovavano una casa privata in cui andare, questa è una cosa che è oscena. Loro simpaticamente hanno anche eh, manifestato davanti al consiglio regionale mettendoci le tende, però è un grande tema. Il fatto che i nostri Atenei, non so se avete visto le statistiche, a livello italiano il nostro Ateneo non solo si piazza tra i migliori, ma è anche uno di quelli che registra il più grande aumento di iscritti, che è una bellissima notizia. Ora, questi iscritti noi, questi studenti dobbiamo permettergli di studiare qua con i collegi, le mense, le borse di studio e anche di trovare un'opportunità, quindi poi creare opportunità di lavoro non sottopagate, non demanzionate, ma opportunità di lavoro che siano degne per quello che hanno studiato e anche consentirgli di avere una vita sociale e culturale nella nostra città, per cui ci sono questo pacchetto di proposte, che eh, alcune le stiamo già realizzando, altre vorremmo che fossero condivise con tutte le forze politiche perché ne va del futuro dell'Umbria, cioè noi da sempre siamo una regione che ospita atenei e studenti, e ci piacerebbe continuare a farlo con qualità e non perché non ci sono alternative. Progetto bellissimo, però ho nominato tante cose, siamo di nuovo al problema bilancio, cioè ci vogliono tante risorse, quindi adesso il lavoro da fare sarà nella commissione, cioè trovare una convergenza politica. Allora, assolutamente sì, eh, ho dimenticato solo il tema della salute, sia quella psicologica che la salute per esempio per le studentesse sul ramo eh, ginecologico, specialistico. Eh, la salute servo... psicologica sta diventando un po' un'emergenza. Sì, è un secondo me non lo sta diventando, è già un'emergenza mm. soprattutto dopo eh, la pandemia. Eh, anche quello è un ramo: cioè il fatto di studiare bene perché si sta bene sia fisicamente che psicologicamente è un ramo su cui lavorare. Servono risorse? Sì, ma in realtà si creano anche grandi risparmi rispetto a eh, queste cose, perché Uh, riuscire a realizzare una società in cui chi vuole studiare lo può fare e poi restituisce a, alla società ciò che ha potuto raggiungere anche tramite le tasse, che non c'è nulla di male a dire che magari uh, chi ha fatto un percorso di studi di qualità poi riesce a produrre ricchezza e a redistribuirla e uh, prevenire sul fronte della salute personale uh, e psicologica. Uh, prevenire poi uh, diciamo l'emergenza che può accadere facendo prevenzione è la cosa migliore il fatto che si investa sul trasporto pubblico che si diano abbonamenti grazie al bonus trasporti uh, gratuiti vuol dire anche creare città più vivibili meno inquinate e meno danneggiate per cui uh, è un investimento sul futuro che crea risparmi e che crea ricchezza e soprattutto Crea una società più giusta, quindi dovremmo lavorarci. E allora si riparlerà sicuramente di questa eh, proposta. Ultimi due minuti, consigliere Nicchi la butto lì eh, velocissimo. Cosa volete fare con le auto storiche? Ho visto che a firma sua e mi pare che capogruppo Pastorelli c'è una cosa che riguarda le, le vetture. Sì, ci sono, in realtà ci sono delle, diciamo già delle regioni che in questo hanno operato no? perché sapete che le regioni in questo hanno autonomia, lo Stato dice solo che non si può aumentare la pressione riguardo ai bolli, per cui tutto quello che si può fare in via migliorativa chiaramente si può proporre. Noi abbiamo fatto questa proposta insieme al collega Pastorelli perché riteniamo che il patrimonio delle auto storiche e moto storiche vada valorizzato, per cui eh, persone che sono dei collezionisti che hanno comunque sia anche delle eh, diciamo dei mezzi che investono per poterli mantenere, per farli vedere, eh, voglio dire alla fine una memoria storica è un qualcosa che poi mh, diciamo ricorda a tutti quello che è stato il nostro passato dal punto di vista sia automobilistico che motociclistico, debba insomma, nei limiti del possibile venire come dire anche un po' agevolato. Rispetto a questo c'è sta questa proposta di legge che prevede tra i 20 e i 30 anni anziché il 50% del pagamento del bollo solo tra i 20 e i 30 perché ricordo che oltre i 30 anni già non pagano più i veicoli storici quindi tra i 20 e i 30 anziché soltanto il 50% arrivare già con un certificato chi di rilevanza storica che dice che quel veicolo è di particolare interesse storico, già a partire dal ventesimo anno queste macchine non pagano più il bollo come così anche le moto. Quindi questa è una proposta che già altre regioni, l'Emilia-Romagna ha già legiferato in questo e già lo ha, la Lombardia ugualmente, quindi altre regioni già si sono attivate per venire incontro a tanti appassionati che spendono soldi per mantenere un patrimonio storico. La macchina dei 30 anni, comunque, mi sa che non circolerà più tanto a lungo perché le sarà vietato probabilmente di andare in giro per motivi ambientali. Il tempo è tiranno come sempre, è già scaduto quello a quella nostra disposizione. Non mi resta che ringraziare il consigliere Tommaso Bori del Partito Democratico. E oltre a, naturalmente all'augurio che i progetti di cui abbiamo parlato abbiano gambe, futuro, risorse, tutto quello di cui c'è bisogno, qui ci sarà bisogno anche della maggioranza naturalmente per dare una mano agli studenti e per dare gambe a questa idea. Ringrazio anche il consigliere Nicchi, ripeto oggi il momento in cui siamo in registrazione ha lasciato la Lega, quindi avrei detto il consigliere Nicchi, Lega Umbria, ma così più non è per i motivi che ci ha eh, spiegato all'inizio. Grazie. Grazie a tutti voi per averci Grazie. seguito. Grazie. Grazie.